Oggi ragazzi è venuto un video un po' più divertente del solito, perché andremo finalmente, l'hanno fatto in un sacco di youtuber praticamente, manco solo io, a fare la reazione ai miei hater. Ragazzi, sarà la roba più divertente dell'universo. Vi faccio giusto l'unica premessa prima di iniziare: mi raccomando raga, iscrivetevi che siamo vicinissimi al milione. Ed è divertente pensare al fatto che tutti gli hater che mi hanno criticato dicevano sempre un fallito, non crescerà mai, tutto il resto. E siamo al milione, cioè lo sto facendo. Vabbè, comunque un bel like raga, mi raccomando, come al solito. Non dimenticate di seguirmi su Instagram, chiamo CaptainZero Ufficiale, mi raccomando. Codice cap nei negozi oggetti su Fortnite. Let's go. Il primo video che andremo a guardare oggi è particolarmente divertente. Ho visto giusto l'intro, non voglio andare oltre perché ho molta, dico molta paura. Però raga, penso che sia il Captain Blazer fa schifo più bello che abbia mai visto. 30 like e 61 dislike. Ok, buono, direi ottimo rapporto. Iscrivetevi e mettete like se odiate cap. Mi iscrivo e metto like, perfetto. Nei tag abbiamo Culè Vlev. Mi sa raga che questo video, esatto, è solo testo, quindi vabbè, sappiamo solamente che lui è il misteriosissimo Enigma 12. Non sappiamo nient'altro di questo misterioso hater. Allora, vediamo un po'. Ciao a tutti signori, oggi volevo dirvi perché Captain Blazer è brutto. Giustamente beh, non è che ci vuole tanto, basta guardarmi in faccia. Oh, andiamo avanti? Si è bloccato, ok. Come sappiamo tutto, lui è un venduto, perché? Punto. Come sappiamo, solamente facendo video guadagna... Vi faccio leggere voi la cifra che... Vabbè. Ah! Sì, è vero. Oddio, cosa ho visto? No! Lo youtuber Captain Blazer, italiano... Vabbè, guadagna più di quanto pensiate. Tre puntini. Lui guadagna più di... No, non è modificato. Tranquilli, non è modificato. Non è Photoshop, giuro. Solo gli invidiosi diranno Photoshop. Solo gli invidiosi diranno Photoshop. Qui raga, non è che c'era un altro numero. No, non c'era un altro numero. Cioè, proprio scritto a 12.000 di Antonio Paveli. Come avete visto dall'articolo, è un venduto di merda. Eh sì, infatti raga, mi vendo a 12.000 euro al mese. Se volete andate sull'articolo e potete comprarmi. Ecco la sua... Ok, allora qui sono proprio... Qui raga, sono proprio curioso. Ecco la sua casa, sempre scritto sull'articolo. No, no, aspetta. Qui sono proprio curioso, raga, ho paura. Chiudo gli occhi. Ditemi se è apparso qualcosa. Cosa cazzo sta dicendo? Dove? Aspetta un attimo, adesso sono proprio curioso di fare una cosa. Case costose. Tanto cosa potrebbe mai aver cercato questo ragazzo? Vediamo un po', case costose. Qua non c'è niente. Ah, eccola qui, è Villa Larugo a Como. Cosa cazzo è andato a trovare? Come se ne è uscito con il fatto che è casa mia? Oh, comunque rimane il fatto che se qualcuno mi ospita in questa bella casetta, io non è che rifiuto, eh. Vabbè, andiamo avanti che sono proprio curioso. Dopo questa posso anche chiudere il video, quindi vediamo. Come cazzo è scritto? A parte che la scritta è enorme, raga, per leggere devo muovere gli occhi 27 volte. Ciao signori, ciao. Quindi da adesso in poi sapete che sono un venduto di merda che vivo a Como. E cos'altro sapete? Guadagno 12.000 euro al mese, anzi di più di 12.000 euro al mese. E sono anche brutto. No vabbè, quello lo sapevate anche prima. Questa la voglio vedere. Captain Blazer dice che Return fa... Poi mi chiamo Captain Blazer. No, Captain Blazer, mannaggia voi che mi scrivete quella lì. Dice che Return fa schifo. Di Elite Asco. Ok. Bene, sono proprio curioso. Ha 7 dislike e 4 like. La cosa non promette bene. Però vediamo. Voi che ti fate? Return o Captain Blazer, ok? Bella Seid. Return fa schifo, no? Ma che cazzo? Ho detto no! A parte il fatto che me... Raga, ironia della sorte, mi è apparsa come prima una live di Return. Vabbè. Ma ho detto no! Ho detto... Cioè, uno mi ha scritto in chat, oppure mi ha donato, non mi ricordo. Return fa schifo. Io ho risposto no. Cosa? Vabbè, no, mi faccio domande che è meglio. No, aspetta, questo è leggendario. Captain Blazer versus Xuder. Questo è leggendario. E mi raccomando, raga, andate a scriverlo al Xuderone, che io lo voglio ancora sfidare su Rap God. Mannaggia lui. L'ho taggato su Instagram, ma ha visualizzato, non ha risposto. Xuder, facciamo una sfida su Rap God. Questo, raga, non è un hater, è solo uno che ha fatto una poop divertente. Quindi, niente, gli metto anche like. Non l'ho ancora vista, però gli metto anche like. Vediamo se lo meriterà questo like. Let's go. Inizia male.
Cosa sta succedendo? La season 11 è veramente, dico veramente, la season 11. No, giura. Chi l'avrebbe mai detto? Ma oggi siamo tornati finalmente dopo tanto tempo in un nuovo Swinedrof. Grande richiesta. Eh beh, certo, certo. Chi non vorrebbe mai uno Swinedrof? Grande richiesta insieme a... Porco Dio! No, non ha bestemmiato, vero? Aspetta. Porco Dio! Ok, grande Xuder. Ma che... Ma perché? Perché? Che problemi ha quello che ha fatto sta poop? Niente, quindi diciamo che è normale. Prima di tutto ti avrò nominato 500 volte ed ancora non hai parlato. Saluta. Salve, lei chi è? Non ci credo. Io raga mi ricordo Red Rock Neve Galoi. Mi raccomando, prima di iniziare a bomba 20 like, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, un codice e questo già dovete farlo. No, ma perché? Seguitemi su Instagram. E la neve non fa una bocca in mezzo. Giusto. Sì, ci manca la rock bar, esplode tutto. Così sta questo su detto questo, let's go. Let's go. Purtroppo il lobby con noi, siamo pronti per partire. Cosa sto sentendo? Purtroppo il lobby con noi. Ho fatto arrabbiare Xuder, raga, mi sa. Lo sai che tua madre è una grande puttana? No. Non volevo, Xu. L'hanno assunta. Alla Chupa Chups. Alla Chupa Chups. Non ce la faccio. Che grande. Oddio, Xuder. Lui a volte se ne esce, rega, con delle cose che sono assurde. Tua sorella? No. Quella tua sorella. Stai zitto, niente. Ma cosa sta succedendo? Compri con la bella, non le dici, ok? Ma cosa sta succedendo? Tu possa cagarti addosso! Che tu possa cagarti addosso! Cosa sta succedendo? Cosa sto vedendo? Perché sono finito qui? Io non dovevo manco vederlo questo video. E andiamo finalmente, raga, finalmente al... video più, penso, popolare dell'hater numero uno che abbia. Vabbè, non aggiungo niente, let's go. Guardiamo un pochettino che ha da dire, raga, perché è un botto di tempo che non guardo questi video. Sinceramente mi sono anche scordato quel cacchio che dicono. Allora, vediamo un pochettino. Sto davvero cominciando a credere nel genere umano e nella sua enorme... Cosa sta dicendo? Non ho capito a cosa serva st'intro enorme. Comunque, vabbè, arriviamo al punto, raga. Dura 15 minuti sto video. 15 minuti, non potevi parlare, basta. Perché devi giocare a Fortnite? È successa proprio una cosa talmente grave che è passata inosservata praticamente a chiunque. Che no, cosa è successo? No, raga, ve lo dico io qual è questa cosa. Ve la dico io. È una cosa veramente grave, vi giuro, raga. È una cosa veramente incredibile. Cioè, non ci potete credere. Vi giuro, questa notizia vi sconvolgerà. È una cosa veramente sorprendente. Cioè, raga, non ne avete idea di quello che sto per dire. È la notizia super speciale. Mi sono scordato quello che dovevo dire. Vabbè, comunque andiamo all'altro video che di questo, raga, mi sono già bello che rotto. Allora, lui ne ha fatti due contro di me, no? Allora, vi spiego un attimino qual è il succo di questo video. Cioè, 15 minuti e 41 di video. 15... mannaggia, a me mi devo ogni volta spostare. Ma perché ho comprato... Ok, 15 minuti e 41 di video per dire sta grandissima cosa interessante. Quando io tempo fa ero in un altro team, che non è il team Blaze, che non è il team Bill, come direbbe Zerbe, che non è nessun altro team, era il team dei No Way, insomma, come cacchio volevate chiamarlo. Allora, c'era il capo di questo team che aveva fatto una live dove nella miniatura aveva messo un'immagine... Oh, carica, mannaggia. Esatto, stavo dicendo, aveva messo un'immagine della sua ragazza, completamente normale. Aveva scritto "provini per il clan" con la mia ragazza nel titolo. Questo ragazzo, intelligentissimo, è entrato in live, siccome che non c'ha niente da fare, ha iniziato a rompere a sto ragazzo, a Jaren, che era, diciamo, il capo di sto team. Per la miniatura gli diceva "tu usi la ragazza per attirare le visual, per fare i click, sei falso, come ti permetti, questo è sfruttamento di ragazze". Allora, siccome che io mi ero bella che rotto le cabasitas di guardare questo che continuava a scrivere sta roba qui, in chat io ho scritto "oh, hai rotto, basta, finiscila", al che lui ha deciso di fare il video contro. Onesto, il problema, raga, è che siamo in un'era in cui non è che si dice tipo, che ne so, "motte meno" oppure "ti denuncio", no? Adesso si usa la cosa del fare il video contro. Io ti faccio un video contro. Quando te ti senti dire per la prima volta "ti faccio un video contro", è la fine. Vabbè, comunque quello di prima va bella che rotta, tanto non fa ridere. Vabbè, questo ha fatto video dove dice che io insulto Return. Andiamo avanti. Questo dice che c'ho la villa più grande del Far West, guadagno 12.000 euro al mese, sono brutto. Vabbè, quello lo sapevamo già. Insomma, complimenti hater, ottimi contenuti. Avete proprio argomentazioni validissime. Ma valide, ma proprio
validissime per fare video contro. Detto questo, raga, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e fatemi sapere se vorreste l'episodio 2 di dove facciamo la reazione agli haters. E ci starebbe, raga, una bella reazione ai commenti. No, ma devo fare la reazione ai commenti degli haters. Adesso, raga, voglio fare un esperimento. Voglio fare un piccolo esperimento con voi. Voglio andare a vedere quanti sono i commenti in approvazione da YouTube, cioè quelli che appunto non possono essere rilasciati. Voglio vedere solo il numero. Sono proprio curioso. Eccoci qua, come 19.814 come. Raga, dobbiamo fare la reazione ai commenti. 10.000, anche io dico 15.000 like al video, mi raccomando. E non dimenticate, non ti iscrivere al canale perché siamo vicinissimi a 1.000.000. Seguimi su Instagram, mi chiamo CaptainZero Official. Mi raccomando, ciurba, codice cap nei negozi oggetti su Fortnite. E condividete, mannaggia voi, questo video ai vostri amici. Che cavolo, devono vederlo, devono iscriversi. Siamo vicino al 1.000.000. Detto questo, ciao ciurma.